Sindaco De Luca, allora a Lipari nuovamente per fare il punto sulle provinciali. Innanzitutto questo punto come è andato? Insomma, cosa ha visto? Ma è andato bene, abbiamo fatto un approfondimento su degli interventi in corso, stiamo appaltando altri 2 milioni di euro di lavori, ma è stato fondamentale anche quella che è la strategia che abbiamo definito per la messa in sicurezza di tutte le strade di competenza della città metropolitana. La prossima settimana verrà un gruppo di lavoro del dirigente Salvo Puccio, rimarranno tutto il tempo necessario a Lipari e faranno il giro di tutte le isole, in modo tale che si faccia una progettazione cantierabile entro fine anno, perché stiamo presentando un piano strategico di opere cantierabili e ho già dato disposizione che tutte le strade di competenza della città metropolitana vengano inserite in questa strategia, in modo tale che ci sia un finanziamento complessivo che possa risolvere definitivamente le questioni. Ecco, sindaco, lei ha visto tutta la rete viaria, le condizioni chiaramente sono quelle che sono, però qua la gente si chiede appunto di intervenire decisamente, come lei del resto ha più volte dimostrato di fare altrove, per quanto riguarda quell'arteria che collega Lipari a Canneto, che è veramente un'indecenza perché si rompe spesso. L'abbiamo già percorsa anche ora e anche in questo l'intervento che c'è la prossima settimana ha pure la valenza di fare intanto immediatamente, già oggi stesso abbiamo disposto la somma per la segnaletica stradale e in modo tale che ci sia anche da questo punto di vista una risposta immediata, e allo stesso tempo di fare gli interventi di somma urgenza. Abbiamo delle somme che mettiamo subito a disposizione in modo tale che nel frattempo che ci sia il finanziamento per la riqualificazione complessiva, intanto si metta quantomeno in sicurezza quello che è le strade e le viabilità, che mi dicono da oltre 10 anni che non hanno degli interventi. Sì, qui c'è poi anche un discorso di traffico sulle provinciali stesse che è da monitorare e da attenzionare, perché va bene, si possono rifare le strade, però c'è una consistenza di mezzi che attraversano queste strade che non vorrei che fosse come la tela di Penelope. Non ci sono dubbi, infatti anche quelle che sono gli interventi di manutenzione ordinarie, di pulizie che in passato iniziavano già estate inoltrata, abbiamo già disposto che al prossimo mese di maggio per esempio si facciano, e quindi tutta l'attività di scerbatura e anche quelle che sono i piccoli interventi per la buca che può capitare in quello che è in ogni caso una fase di appesantimento degli assi viari, vengono fatti nei tempi normali. Tutto questo l'abbiamo definito oggi. Poi abbiamo fatto il sopralluogo al liceo, ecco, dove abbiamo portato 2 finanziamenti, uno di 2,5 milioni e uno di 2 milioni. E questa è la notizia, ecco. E a fine ottobre io ritornerò qui per aprire il cantiere del primo finanziamento. Liceo e anche istituto tecnico? Tutto complessivamente è un unico finanziamento. Dove questa è un'opera che si attende da anni. Si rifaranno tutte le aule, verrà elevato ad un piano, si farà di sana pianta la palestra e partirà così la strategia per fare il campus estivo e quindi avere finalmente le condizioni per l'indirizzo turistico alberghiero che viene rivendicato giustamente da tempo da parte della dirigente. Una piccola divagazione politica, me la consente? Lei ha più volte annunciato di candidarsi. Ne ha facoltà. Lei ha più volte annunciato di candidarsi alla regione, quindi anche gli oliani, voglio dire, possono averla, insomma, possono diciamo. Ma io credere in un suo impegno. Dico chiaramente una cosa, già mi sono prenotato. Sa perché glielo dico? Perché lei sa meglio di me, dai tempi in cui lei veniva da sindaco di Fiume di Nisi, come queste siano sempre state terre di conquista a livello regionale. Guardi lì c'è un'opera che è stata lasciata un anno fa dal presidente Musumeci, ancora si deve attivare perché poi ci sono dei problemi di allacci fognari che hanno superato da poco, no? Cose non programmate. E qui passano gli anni, però insomma si deve guagliare. Quindi. E allora tutti sanno bene quanto sono pragmatico ed avere un presidente della regione che ha amministrato comuni di vario taglio, che ho fatto il sindaco a Fiume di Nisi, comune di 1000 abitanti, comune montano, poi ho fatto il sindaco a Santa Teresa di Riva, comune costiero, dopo aver fatto l'esperienza a Mare Monti come la pizza faccio il sindaco a Messina, e se esco vivo a piede libero, come ho sempre detto, dall'esperienza di Messina farò il presidente della regione, quindi mi prenoto già perché io sono candidato alla presidenza della regione. Bene, in bocca al lupo, grazie.